Ciao ragazzi, io sono Rossella e sono una volontaria del Servizio Civile Universale Provinciale presso il Museo Civico di Rovereto. Oggi mi trovo in un'area veramente incredibile. Sono ai Lavini di Marco, che forse già conoscerete e che si trova a pochi passi dalla frazione Marco di Rovereto. Come già vi anticipavo, quest'area è veramente incredibile, dato che appartiene a un'area molto più estesa, che è l'intera zona dei Lavini di Marco, che si è originata dal distacco antico di sette frane immense e catastrofiche dal versante del Monte Zugna che guarda verso la Val d'Adige. La montagna è stata praticamente squarciata, tant'è che oggi la zona dei Lavini di Marco è molto ben evidente e visibile anche a grande distanza. L'area dei Lavini è suddivisa in due zone ben precise: la zona di versante, dal quale le frane si sono distaccate correndo verso valle, è una zona invece di pianura, proprio quella dove mi trovo io ora, dove i grandi massi di frana si sono accumulati in maniera, potete vedere, abbastanza caotica. La prima area è caratterizzata dalla presenza di ampi lastroni di roccia calcarea, molto liscia e inclinata a mo' di scivolo, dove sono impresse le famose orme fossili di dinosauro che probabilmente avrete avuto modo di vedere, ma di cui oggi non parleremo. Mi concentrerò infatti in quest'area più piccola di circa 36 ettari di estensione, ma non meno importante dal punto di vista botanico. Quello infatti di cui vi parlerò sono appunto le specie di piante che vivono in un luogo come questo. Sicuramente, come avrete avuto modo di vedere, la vita qui non è per nulla facile, l'ambiente è piuttosto ostile, pietroso, arido e assolato. Se poi immaginate di essere una pianta, vi troverete a dover risolvere dei problemi non indifferenti per sopravvivere. Primo tra tutti, ad esempio, dove affondare le vostre radici in un suolo così appunto dissestato. Poi dove trovare l'acqua e i sali minerali. Alcuni di questi sono semplicemente degli esempi per dimostrarvi che effettivamente qui è davvero dura resistere, sia per le piante che per gli animali, che da molto tempo si sono ingegnati per trovare delle soluzioni, si chiamano appunto in gergo biologico adattamenti, per riuscire a sopravvivere. Per la sua importanza naturalistica, quest'area è stata individuata come biotopo dalla provincia autonoma di Trento. La provincia infatti si è resa conto dell'importanza e della necessità di dover salvare queste piccole aree dove molto spesso vivono piante e animali minacciati di estinzione. E per salvarle ha utilizzato delle leggi. Ci sono moltissime aree come queste distribuite sul nostro territorio, che un tempo erano molto grandi e estese, ma oggi si trovano ridotte a dei piccoli frammenti. Sono soprattutto aree umide, quindi stagni, paludi o torbiere. Ma perché vi sto parlando di aree umide se in realtà qui è tutto così arido e desolato? Beh, seguitemi e venite a scoprirlo. Camminando tra le macerie sono arrivata qui, questa terrazza panoramica da cui si scorgono ancora, si intravedono, diciamo, le due isole felici per le piante igrofile, quelle piante che amano molto l'umidità. E questi sono quel che rimane dei due laghetti del biotopo, il laghetto grande e il laghetto piccolo. L'origine di questi due laghetti è molto particolare e deriva dall'azione dell'acqua sulle rocce carbonatiche o calcaree. La roccia carbonatica è quella roccia bianca e friabile che è diffusa su tutto appunto il biotopo e su tutta l'area dei Lavini di Marco e che appunto è caratteristica proprio del paesaggio. La roccia calcarea è questa roccia bianca e friabile che vedete diffusa ovunque, che caratterizza il panorama e il paesaggio dei Lavini di Marco. Sono necessari migliaia e migliaia di anni, ma durante tutto questo tempo l'acqua, passando attraverso le rocce, le sgretola, le scioglie e determina l'escavazione di forme a conca, quasi ad imbuto nel terreno, che si chiamano doline, proprio come questo avvallamento che vedete qui, dove alloggiano appunto i nostri laghetti. Queste conche a forma di imbuto si riempiono infatti con le piogge e il livello dei laghetti varia da circa 2 metri di profondità durante l'autunno, quando ci sono abbondanti piogge, alla primavera con lo scioglimento delle nevi, fino a praticamente zero, quindi a disseccarsi completamente durante i periodi di secca, l'estate soprattutto e l'inverno.
qui abitano delle piante davvero molto particolari, delle piante rare che sono presenti solamente qui e in pochissimi altri siti in Trentino. Ad esempio Carex acuta o Carice palustre, chiamato così per la forma appuntita delle sue foglie. Appartiene a una grandissima famiglia che è quella dei carici e, come tutti i carici, anche la Carice palustre ha dei fiori molto piccoli e molto poco vistosi, dato che non le serve essere vista dagli insetti impollinatori perché sfrutta il vento per disperdere il suo polline. Abbiamo poi Teucrium scordium, che è una pianta appartenente alla famiglia delle lamiacee, proprio come la salvia, il rosmarino, il basilico, tutte le piante aromatiche che abbiamo a casa. Bene, come loro, anche Teucrium possiede un fusto quadrangolare. Quadrato, se lo toccate potete apprezzare questa caratteristica. E inoltre ha un forte profumo d'aglio. Teucrium è una specie in forte diminuzione, proprio perché le aree umide stanno pian piano scomparendo. Oltre a lui troviamo anche Gratiola officinalis, una pianta così chiamata per il suo utilizzo appunto officinale, cioè medico, per curare molte malattie in passato, ma che oggi non viene più utilizzata perché si è scoperto essere molto tossica. Tutte queste piante vivono bene in ambiente umido e vivono praticamente immerse, se non quasi, in acqua. Hanno strettamente bisogno di acqua, che quindi non è solamente un bene prezioso per noi umani, che spesso ci dimentichiamo invece dell'importanza anche per animali e piante. Cerchiamo quindi di utilizzare l'acqua in maniera attenta e intelligente, senza sprecarla. Succede invece in molti casi che l'uomo ne faccia un uso sconsiderato, spesso senza pensare alle conseguenze che può portare questo cattivo comportamento. Ed è proprio quello che è successo qui. Infatti, la vicina zona industriale richiede grandi quantità d'acqua, che quindi vengono pompate dal sottosuolo e rubate ai laghetti, che si trovano quindi praticamente prosciugati. Camminando lungo il sentiero del biotopo ho raggiunto questo luogo, decisamente diverso da quello di cui abbiamo appena parlato. Alle mie spalle, infatti, c'è una marocca. La marocca è un luogo arido, selvaggio e assolato, dove i massi della frana dello Zugna si sono accumulati tutti qui in maniera piuttosto caotica. E dalle forme e dalle dimensioni molto variabili, ad esempio ci sono massi giganteschi come quello su cui sono appoggiata io sopra, a massi invece un po' più piccolini. In ogni caso questo ambiente è davvero difficile. Magari vi sarà capitato di attraversare un ambiente come questo durante un'escursione in montagna e quello che avrete sicuramente sentito è un gran caldo. Il caldo è dato dal fatto che praticamente non c'è ombra, il sole batte tutto il giorno sulle rocce che accumulano l'energia e la reirradiano sotto forma di calore. Molto dura resistere qui, eppure c'è chi ci riesce e sono sempre loro, le piante. Ad esempio lei, Erica Carnea, che forma dei densi tappeti e ha fiori rosa e foglie piccole e aghiformi. Raramente è presente anche Daphne alpina, dai fiori bianchi e molto profumati di vaniglia. Questo arbusto è tipico di montagna, ma diciamo che non se la passa male nemmeno qui tra i massi e i sassi che sono presenti dappertutto. Infine, tra gli arbusti fa loro compagnia lo scotano, che in autunno si distingue per le sue foglie color rosso sangue. E poi lui, quello che vedete dietro di me, il pino nero. Vi starete chiedendo che cosa ci fa un albero tra i massi? Beh, diciamo che non è finito qui per caso, ma ce l'abbiamo portato noi uomini. Infatti il pino nero non è una specie naturalmente presente in Trentino, ma è una specie originaria del Carso, una zona del Friuli Venezia Giulia. E proprio per le sue caratteristiche, è infatti un albero molto robusto e che ben si adatta a vivere in ambienti difficili ed estremi come questo, è stato scelto per il rimboschimento della zona dei lavini. Non è altro che la costruzione di un bosco, di fatto un bosco artificiale. Fin qui poco male, se non fosse che il pino nero non è un tipo molto socievole e non gradisce la compagnia di altre piante. Quello che sta succedendo è infatti che le piante che stanno solitamente in pieno sole stanno pian piano scomparendo a causa della progressiva crescita e chiusura del bosco di pino nero. Cari ragazzi, la nostra visita al biotopo dei Lavini di Marco è praticamente conclusa. Io vi ringrazio di avermi seguito lungo questo percorso e che ci ha mostrato come in così poco spazio ci siano molti ambienti diversi e altrettante piante molto diverse tra loro che li abitano.
Questi ambienti fragili però sono soggetti a delle minacce sempre maggiori e l'attività umana è la principale di queste minacce. Abbiamo visto prima come il prelievo continuo di acqua dal sottosuolo non fa altro che portare sempre più al prosciugamento quei piccoli laghetti. Bene, allora io vi invito a calzarvi gli scarponi e a correre alla scoperta di questa piccola perla che avete proprio fuori dalla porta di casa prima che, diciamo, sia troppo tardi. E inoltre vi esorterei anche a magari addentrarvi un po' oltre con i vostri genitori lungo uno dei tanti sentieri che salgono lungo le pendici del Monte Zugna e attraversano la zona dei Lavini di Marco. Spero tutto sommato che il video vi sia piaciuto. Un saluto, ciao! Ciao a tutti, sono Federica della sezione di zoologia del Museo Civico di Rovereto e oggi con voi volevo fare una chiacchierata sugli animali che avremmo potuto incontrare durante una passeggiata ai Lavini di Marco, nella zona dei laghetti. Incontrare direttamente magari poco, perché gli animali hanno paura di noi, quindi nel momento in cui noi arriviamo loro scappano in tutt'altra direzione. Però magari avremmo potuto trovare delle impronte, osservare delle impronte nel terreno, impronte di mammiferi ad esempio, quali il capriolo o la volpe. Oppure avremmo potuto ascoltare il canto degli uccelli. Avremmo potuto anche magari essere punti da qualche zanzara, oppure guardare il volo di libellule o farfalle. Come mai tutti questi animali in un luogo così ristretto? Prima cosa è un biotopo, quindi è una zona protetta. Seconda cosa c'è acqua. Non sempre, ma l'acqua è fondamentale per gli esseri viventi, quindi quando c'è, questa fa da calamita per tutti gli animali che girano intorno a queste zone umide. In particolare però volevo parlare di un gruppo di animali che sono gli anfibi. Gli anfibi sono questi animali strani, strani perché hanno questa doppia vita. Nascono in acqua e la prima parte della loro vita la passano proprio respirando in acqua, con delle branchie come dei pesci. E la seconda parte della vita, dopo aver subito una metamorfosi, escono dall'acqua, rimangono però nelle zone, in zone umide. Chi sono questi anfibi? Cerchiamo di capire un po' cosa avremmo potuto trovare. La prima cosa che avremmo potuto trovare sono le uova. Uova che non assomigliano neanche un po' alle uova di gallina che siamo abituati magari a conoscere. Non hanno un guscio esterno duro perché sono deposte in acqua, quindi ecco che hanno questo guscio gelatinoso. Qui ne vediamo di due tipi, entrambe di anfibi. Vediamo delle collanine di palline nere, tutte disposte in modo regolare, che sono le uova di rospo, mentre tutto quell'ammasso di bollicine sono uova di rana. Quindi ecco qui una prima cosa che magari può lasciare un po' sconvolti. Rana e rospo sono due animali diversi. Non è la rana la femmina del rospo. Ci sono maschi e femmine di rospo e maschi e femmine di rana. Come fare a riconoscerli è proprio quello che faremo noi oggi guardando qualche esemplare. Una volta che le uova si schiudono, escono dei girini. Girini che appunto respirano in acqua, si nutrono, crescono, spunta al posto della coda, spuntano le zampe e ecco che dopo qualche mese escono proprio queste rane o rospi. Come si fa allora a distinguere rane e rospi? Qui al museo vi ho portato un esemplare di rospo. Metto dei guanti perché sono esemplari veri, non più vivi naturalmente, perché sono animali protetti, quindi anche in natura non vanno assolutamente spostati. Questo esemplare, ecco qua, questo è un esemplare di rospo, un rospo femmina. Se guardate ci sta sulla mia mano, mia mano più o meno misura 16 cm, quindi è bello, bello grandino, ma soprattutto la differenza fra rana e rospo è la pelle. La pelle di un rospo risulta tutta bitorzoluta, mentre la pelle della rana risulta un po' più liscia. Questa è un'immagine di una ranetta che ho fotografato in montagna su un letto di foglie di faggio. Vedete che prima cosa si mimetizza benissimo. Seconda cosa è proprio la pelle è liscia. Come abbiamo fatto a tenere questo esemplare? Se siete venuti in museo siamo abituati a vedere gli animali con la pelliccia imbalsamati, si dice. La parola più corretta è impagliati, quindi viene tolto tutto quello che va marcio e viene riempita con la paglia per far sì che l'animale stia ancora bello dritto. In questo caso non può essere così perché gli anfibi sono animali a pelle nuda, non hanno la pelliccia, non hanno le penne e le piume. Quindi in questo caso questo animale è stato liofilizzato.
L'abbiamo trovato in natura già morto. Pensate che questo animale morto ha una trentina d'anni. Quindi, per mantenerlo così in 30 anni, cosa è stato fatto? È stata tolta l'acqua. L'animale è stato prima ghiacciato e poi messo sotto una campana di vetro che toglie l'aria e l'umidità nel minor tempo possibile, in modo che questo animale risulti ancora nella posizione in cui l'abbiamo messo per essere osservato nel tempo. Un'altra differenza che possiamo notare fra rana e rospo è la parte posteriore. Il rospo ha un'andatura un po' più tosta, la rana è un po' più agile, ha le zampe posteriori molto più sviluppate, pronte a saltare. Il rospo invece è un po' più lento. Comunque la differenza sta proprio nella pelle, bitorzoluta quella del rospo, molto più liscia quella della rana. Questo per quanto riguarda rana e rospi. Cosa avremmo potuto trovare però ancora facendo una passeggiata a Marco? Il principe di questa zona è un altro anfibio, questa volta con la coda, e si chiama Tritone. Tritone, in questo caso crestato. Questa è una foto che ci ha passato Paolo De Michei, che è un fotografo appassionato. Questo tritone è proprio particolare di questa zona perché ai lavini di Marco è uno dei pochi biotopi in cui questo animale è presente. Si vede benissimo da dove deriva il nome, crestato, ha proprio tutta questa cresta lungo tutto il corpo e soprattutto il tritone ha la caratteristica di avere la coda piatta. Anche questo è un animale sempre eliofilizzato. Se vedete, ha questa coda piatta che serve per nuotare. Il tritone in questo caso è l'alpestre, vedete che la pancia è arancione. Tutti i tritoni passano la maggior parte della loro vita in acqua e quando si spostano sembrano proprio dei pesci. Appoggiano le zampe lungo il corpo e con la coda nuotano proprio come fosse la coda caudale del pesce. In questo caso anche loro nascono in acqua da larve e poi subiscono questa trasformazione per essere poi individui adulti che vanno a occupare tutto il territorio limitrofo. Simile un po' al tritone. Questo ricordiamoci che è un tritone adulto, quindi le dimensioni sono proprio piuttosto piccoline. Simile, quindi con le zampe e con la coda c'è un altro anfibio che magari vi è capitato di vedere durante le giornate uggiose. È la salamandra. La salamandra pezzata ha proprio tutte queste macchioline gialle che pensate che sono come un po' l'impronta digitale dell'animale, perché queste macchioline sono caratteristiche di questo individuo. Trovassimo un altro individuo, le macchioline sarebbero diverse. Quindi, fotografando questi individui, si riesce proprio anche a fotografare la storia, la popolazione che c'è in un determinato posto. Se guardiamo la coda in questo caso, la coda è rotonda. In questo caso ci dice che questo animale è, come tutti gli anfibi, legato all'acqua. Come tutti gli anfibi, nasce in acqua e la prima fase della sua vita la passa proprio respirando con le branchie, ma poi, una volta diventato adulto, non è più capace di nuotare. Quindi, nel caso in cui questa salamandra adulta cadesse in acqua, lei, tra virgolette, muore annegata perché non riesce a nuotare. Spesso ci sono però dei bastoncini, il bordo magari della pozza non è liscio, quindi riescono a mettersi in salvo. Cosa sono queste macchioline gialle? Queste macchioline gialle ricordano a chi volesse mangiarla in natura, tipo le volpi ad esempio, che tutti gli anfibi sono urticanti. La pelle degli anfibi, se li avete visti ancora, sembrano sempre bagnati. Quel bagnatino lì è proprio l'unica protezione che loro hanno per non essere mangiati e è una protezione, una specie di liquidino che è urticante. Quindi se una volpe tenta di addentare questa salamandra, è come addentare un peperoncino, quindi all'istante poi la lascia. Ecco perché, se avete visto ancora una salamandra, l'andatura della salamandra è piuttosto lenta. Lei sa di poter essere lenta perché tanto non verrà mangiata. Quindi, in questo caso, abbiamo conosciuto quattro tipi di anfibi diversi: due senza coda, due con la coda, che avremmo proprio potuto osservare durante una passeggiata. Le giornate uggiose sono quelle migliori per andare a osservare questi anfibi, perché avendo questa pelle sempre bisognosa di umidità, le giornate con alta umidità per loro sono le giornate migliori anche per spostarsi. Ad
La giornata caldissima con il sole a picco, sicuramente non troverete nessun anfibio in giro perché si seccherebbe. E il seccarsi per loro equivale alla morte. Quindi nel momento in cui doveste vedere anche un animale vivo, mai toccarlo, perché toccandolo portiamo via questo umidicio che hanno addosso, l'umidicio che è sia urticante, ma è proprio una protezione per il loro corpo. Quindi il fatto che loro siano umidi li salva. Quindi abbiamo incontrato questi quattro anfibi, speriamo di incontrarci anche magari proprio ai laghetti di Marco per andare a cercarli. Nel frattempo vi saluto e vi ringrazio. Ciao!